Bentornati in diretta a Non Solo Roma, ultima parte del nostro spazio. Continuiamo ad approfondire le notizie su Roma e provincia e chiudiamo con una bella iniziativa dedicata allo sport. Ma stavolta vi parliamo di uno sport non nel semplice significato del termine legato, non so, all'attività fisica, ovviamente, o al benessere, ma sport che vuole portare con sé, trascinare con sé un altro aspetto fondamentale per la nostra società che dovrebbe essere un po' così ovunque, quello dell'inclusione. Sabato 18 maggio al Circo Massimo ci sarà The Loop. Parliamo della prima staffetta charity a sostegno di progetti di inclusione, appunto, sociale di Sport Senza Frontiere. Stiamo parlando di un evento pensato proprio per le imprese che svolgono due concetti molto importanti, che portano avanti due concetti molto importanti, il well-being e la social responsibility, concetti che ora ci faremo spiegare nel dettaglio dal presidente di Sport Senza Frontiere, Alessandro Tappa, il nostro ultimo ospite. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. È un piacere essere qui con voi a parlarvi di questa bella cosa. Grazie Alessandro, è un piacere per noi averla qui in diretta nel nostro programma. Allora, insomma, dopo il successo che c'è già stato a Milano, se non vado errata, si arriva a Roma. Esattamente, questo format che nasce come una competizione a squadre, a staffette dedicata al mondo aziendale, e perciò The Loop diciamo nel nome anche un pochino il concetto, perché è un percorso ad anello, perciò si ripassa nella stessa zona. È bello perché l'anello vuol dire stare insieme e divertirsi, promozione di benessere, sentirsi una squadra, e poi l'ultima parte, The Second Loop, ma la più importante è che questa iniziativa ha un charity program molto importante. Le iscrizioni saranno devolute, una parte delle iscrizioni, a sostenere concretamente i progetti di Sport Senza Frontiere. Dopo l'esperienza a Milano, Roma, sabato prossimo 18 maggio, addirittura all'interno del Circo Massimo, realizzeremo anche lì un percorso ad anello e replicheremo questa gara dedicata al mondo aziendale che, come dicevi tu in premessa, ha da una parte contenuti molto interessanti in termini di promozione del benessere delle persone, il team building, l'engagement, ma nello stesso tempo un forte impatto sociale, ad una ricaduta sociale concreta per un sostegno diretto ai progetti di Sport Senza Frontiere. Ma a Roma qualcosa di più, perché è giusto che sia così, A nel tanto di senso più, mi permetto di dire. Dai, noi perché forse siamo un po' di parte, Alessandro, mi permetto di darti del tu. Anche tu penso sia di Roma, no? Sento un po' io sono di l'accento. Roma, come no, sono di Roma, è dove è nato il progetto di Sport Senza Frontiere, anche se siamo presenti anche tanto a Milano. Però Roma ha qualcosa di più perché insieme al comune abbiamo deciso di allargare la competizione dedicata al mondo aziendale, ma dedicarla a tutta la città. Perciò ci sarà la staffetta della solidarietà con squadre composte da quattro persone dai 14 ai 100 anni. E ognuno di loro dovrà fare 2,5 km, una distanza alla portata di tutti assolutamente, e poi all'inizio della manifestazione alle ore 16 partiranno i bambini dai 5 ai 13 anni con 1 km, perciò tutto in un grande contenitore che genera valore. La cosa bella è questa, Certo. insomma. Certo, anche perché so che insomma, tu hai parlato di progetti a sostegno di una realtà molto importante che è Sport Senza Frontiere. No? Sport Senza Frontiere io so che aiuta soprattutto i bambini che magari per le più disparate ragioni non riescono a praticare uno sport, giusto? Corretto, corretto. Sport Senza Frontiere si occupa proprio esclusivamente, in maniera molto dedicata, a utilizzare lo sport come strumento di inclusione sociale, promozione di benessere e di educazione, aiutando e rivolgendosi purtroppo a quei tantissimi bambini e ragazzi in condizioni di grave disagio dal punto di vista sociale, economico, familiare, perciò a forte rischio di esclusione sociale, con famiglie particolarmente fragili. Ecco, tutta quella fascia di popolazione che non ha la possibilità di avere accesso alla pratica sportiva. Ecco, noi ci siamo dedicati a questo, a consentire l'accesso gratuito alla pratica sportiva, ma lo sport è uno strumento di crescita, di aiuto. Perciò insieme allo sport noi inseriamo i bambini
in una rete magnifica, solidale, che qui a Roma abbiamo costruito di oltre 80 società sportive che aderiscono al nostro progetto. Inseriamo i bambini in tante attività sportive, insieme a dove vanno i bambini, i nostri figli che possono pagare regolarmente la quota di iscrizione. E noi li sosteniamo dal punto di vista psicologico con i nostri psicologi, educativo con i nostri educatori e tutor, logistico con i pulmini anche che consentono spesso e volentieri l'arrivo agli impianti sportivi. Ecco, tutto questo con la speranza, non la certezza, di esercitare un cambiamento positivo nelle loro vite. E noi comunque adesso, dopo quasi 14 anni, possiamo raccontarvi tante bellissime storie, insomma. Di ragazzi che poi hanno preso strade giuste, ecco, nella loro vita, anche grazie all'esperienza con Sport Senza Frontiere. Ecco, a noi però piacciono molto le testimonianze, immagino anche ai nostri telespettatori, Alessandro, quindi se ti va di raccontarci effettivamente una storia, quella che ti è rimasta più impressa, quella che ti ha generato forse più soddisfazione, immagino tutte perché aiutare ci genera sempre soddisfazione allo stesso modo, però ecco la storia che magari ti ha più colpito effettivamente. Ma guarda, ce ne sono tantissime come puoi immaginare. Immagino sì, E 14 anni sono tanti, eh. sono tanti, ti posso dire due cose. Una, mi ricordo quando siamo partiti con grande entusiasmo, inserimmo di colpo 8 bambini Rom, tutti quanti nella stessa società di rugby a Roma Nord, avendo ovviamente fatto un accordo con la società sportiva e gli allenatori. Però cosa è successo? Dopo qualche giorno, lettere di protesta dei genitori, gli zingari, i bambini tra i nostri figli. Perciò avevamo sbagliato, noi evidentemente non avevamo preparato bene l'ambiente. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo rincontrato i dirigenti della società sportiva insieme agli allenatori, abbiamo incontrato i genitori a cui abbiamo spiegato il progetto, abbiamo diviso i bambini Rom in sottogruppi, perché tutti insieme facevano massa critica, diciamo così, e questo non aiuta, e abbiamo inserito una mediatrice culturale sugli spalti durante gli allenamenti a bordo campo insieme agli altri genitori, che aiutava sia i bambini a farsi capire, perché molti di loro non parlavano neanche bene l'italiano, sia a spiegare agli altri genitori usi e costumi, no, della cultura Rom, provenienze, insomma, perché alla fine Certo, si è tutti i genitori e si è tutti i bambini. assolutamente. Tema delicato, però insomma sappiamo quanto è complesso, no? Ecco, io ti spingo un bottoncino, vado avanti un anno, Sascio, uno di quei bambini, è diventato il capitano della squadra under 12 del CUS Roma Rugby, così faccio anche nome e cognomi. Gli altri genitori hanno attivato per loro iniziativa autonoma una raccolta fondi per comprare libri di scuola agli altri bambini Rom, e la domenica al campo Rom in periferia di Roma andavano i genitori a prendere il compagno di squadra dei loro figli per portarlo alla partita della domenica o alla trasferta e riportarlo poi lì. Ecco, questo è un po' il potere dello sport, no? Infatti, quello che dovrebbe farci un po' capire, no? Ecco, secondo te, tu mi hai fornito un po' l'assist, no? Per farti una domanda. Ecco, secondo te le istituzioni sottovalutano un po' lo sport, Alessandro? Perché tu ora ci hai raccontato una storia che dovrebbe essere d'esempio, no? Parte male e finisce in maniera completamente inaspettata, no? E tu hai sottolineato che è proprio il potere dello sport. Le istituzioni, secondo te, il nostro governo in generale, insomma, sottovalutano un po' lo sport? Dovrebbe essere inserito un pochino di più, magari anche nelle scuole, immagino, no? A scuola si pratica poco sport, effettivamente. Allora, io mi occupo di sport da tanti anni, ho fatto l'allenatore, sto in questo mondo da tanto. Allora, registro, io sono sempre un ottimista, ok? Sì. Il mio approccio è da questo così. Registro, vedo che c'è un cambio graduale, lento, E questo ci verso fa il piacere. riconoscimento dello sport per il suo valore, non solo di benessere, perché è più immediato, no? È importantissimo, promozione di benessere psicofisico, prevenzione, per il suo valore educativo, per il suo valore, diciamo, di trasmissione di valori, E di e coesione per il anche, suo no? valore, ecco, il suo valore poi, questa è la novità, quando parliamo di inclusione sociale, vuol dire che lo sport inizia piano piano a entrare nella percezione che diventa una politica di welfare per le comunità. Come la sanità, come la scuola, come l'arte, ecco, piano piano, però c'è ancora tantissima strada da fare, ve lo dico proprio, c'è tanta strada da fare,
Però vediamo adesso dei finanziamenti che iniziano ad arrivare in questa direzione, il CONI, Sport e Salute che lavorano in questa direzione, il Ministero del Ministro Abodi, sempre di più vediamo misure che vanno, ecco, c'è un cambiamento ancora insufficiente chiaramente, perché vi basti pensare che il mondo sportivo è meravigliosamente solidale, fatto di volontari, questo che vi racconto avviene quotidianamente. Perché molti allenatori volontari, dirigenti appassionati, magari accolgono il bambino che non può pagare la quota. Ci sono tantissimi piccoli progetti sparsi, grandi progetti, Certo. però non c'è proprio una politica su questo ben precisa. Ecco, ci stiamo lentamente arrivando, Ecco, perciò c'è magari tanto un da po' più velocemente, dai, quello è il fare. nostro Quello augurio, servirebbe. che ci avvicinassimo più velocemente a questo obiettivo, che in Quello che noi realtà. facciamo, te lo posso dire, lo facciamo senza aiuti strutturali da parte dell'istituzione pubblica, lo facciamo perché ci barcameniamo in mille modi, tra cui anche a volte la partecipazione a bandi, però sentiamo Certo. sempre più vicinato, questo lo posso dire, insomma. Beh, perché devo dire, in questo caso l'obiettivo è talmente tanto forte, talmente tanto sentito che poi vi, ecco, come hai detto giustamente tu, vi ingegnate per trovare qualsiasi metodo possibile appunto per arrivare all'obiettivo. Che dire Alessandro, grazie di cuore per essere stato in nostra compagnia. Allora, appuntamento a sabato 18 maggio, può partecipare chiunque, ci hai detto, no? Può partecipare chiunque, veramente. Poi abbiamo tenuto veramente, come dire, dei costi. Sappiate che l'iscrizione va interamente, ecco, non l'ho detto, l'iscrizione di questa gara va a sostenere Joy. Joy è il nostro progetto estivo, È Joy vero, non Summer l'abbiamo Camp, detto. esatto, che è una cosa molto importante, che sono i nostri centri estivi in città, dei fine settimana e poi delle settimane al Terminillo, dove noi ospitiamo gratuitamente i bambini e ragazzi che seguiamo durante l'anno, ma ospitiamo anche, ahimè, altri bambini e ragazzi che d'estate non hanno possibilità poi di avere questa opportunità, ed è un'esperienza bellissima, perciò Joy Summer Camp, segnatevela, perché insomma, e perciò tutto il ricavato va a sostenere questo progetto estivo. Abbiamo tenuto prezzi veramente di iscrizione popolarissimi, donazione libera di 10 euro per partecipare alle staffette, perciò l'importante è esserci, è una prima edizione, speriamo che i prossimi anni poi possa crescere ed esercitare sempre più impatto positivo sui nostri progetti. Ma assolutamente, non ne abbiamo dubbio perché insomma i romani, noi romani siamo un po' caotici ma siamo insomma molto solidali, no? Questo c'è da dirlo, quindi insomma ci spendiamo per i progetti a Perciò, favore siccome davvero abbiamo di avuto tutti. Certo. poco tempo per promuovere, perché l'iniziativa è nata da pochissimo insieme al Comune, all'ultimo momento il Circo Massimo, ecco, aiutateci a diffondere, a promuovere, venite a trovarci al Circo Massimo sabato pomeriggio fino alle 9 di sera, siamo lì. Grazie Alessandro, è stato un piacere, bellissimo Grazie a voi. progetto, a presto.